Ciao a tutti, qui Superlupen 777, benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Shuffle. Oggi volevo mostrarvi come fare soldi facilmente grazie a questo livello, il livello 37. Come vedete Meo è un Pokémon che compare anche negli speciali, nei weekend, vi farà fare davvero tanti soldi. Infatti vi lascerò una tecnica, diciamo, per affrontare quel livello con Mega Mewtwo Y, che vi permette di fare davvero una valanga di soldi. Ho fatto un paio di registrazioni e vi faccio vedere il più sfortunato dei casi, dove ho fatto circa 2000 monete, poi uno abbastanza fortunato, normale, dove ho fatto davvero tante monete. Ma comunque durante la settimana possiamo sempre farmare monete attraverso il livello 37, il livello di Meo per l'appunto. Se noi andiamo a sfidare questo Pokémon, come intralcio andrà a creare delle monete sul campo di battaglia, diciamo, chiamiamolo campo di battaglia, dove andiamo a fare i match di Pokémon. Comunque sia, per affrontare questo livello e riuscire a fare più monete possibili, dobbiamo usare un team strutturato in modo particolare. Vale a dire, ci servirà un Pokémon super efficace su di lui, che non sia esageratamente forte, altrimenti rischiamo di buttare giù il Pokémon avversario, cioè Meo, prima del dovuto. Io in questo caso prendo Mienfu. Un Pokémon non molto efficace sull'avversario, prendo Gengar, ma potete scegliere chi volete, comunque di tipo spettro. Non usate mega evoluzioni perché non servono, anzi rischiano soltanto di danneggiarvi. E due Pokémon a caso, cioè che fanno danno neutro, ma dovete controllare che le abilità di questi Pokémon non blocchino intralci dell'avversario o simili, non li ritardino o robe simili. Devono fare cose che appunto non vadano ad intralciare gli intralci dell'avversario, come possono essere ad esempio potere Power of 5, Power of 4, quindi forza 4, forza 5 e queste cose qua. Mienfu a Hitting Streak e Gengar a Power of 5, anche lui. Quindi direi che questo è un team ideale per poter fronteggiare Meo e riuscire a fare più monete possibili. Tuttavia, forse, come ho già detto, non mi ricordo se l'ho detto o no, per fare più monete possibili dobbiamo fare dei match di monete, cioè dei collegamenti di monete molto grandi. Quindi se riusciamo a fare ad esempio 5 monete assieme, riusciremo ad ottenere 500 monete. Con solo 3 monete ne otterremo 100, mentre con 4 monete otterremo 300 monete. Quindi vedete, già all'inizio abbiamo 3 monete poste a questi angoli. La prima cosa da fare è portare questa moneta, quella nell'angolo in basso a sinistra, nella colonna a destra, nella colonna più a destra di tutte. E il posto ideale dove metterlo, secondo me, questo è soltanto un mio parere, per l'appunto vi indico il metodo migliore a mio avviso per riuscire a superare questo livello con il massimo delle monete possibili, è portare la moneta in basso a sinistra, in questo posto dove si nasconde questo Mew. E abbiamo 3 mosse per fare ciò. Ok, dunque per portarla lì userò questa tecnica. Portiamo questo Mienfu qui. Il Mienfu era qua. In questo modo ho la possibilità di sostituire questa moneta con un Mienfu e portare la moneta per l'appunto su questa colonna. Tuttavia non voglio che sia qui la moneta, ma la voglio qua. Quindi faccio questo movimento, porto un Mienfu qui e a questo punto la moneta l'ho portata nel posto voluto. Ora cosa bisogna fare? Vedete, è comparsa una roccia purtroppo, possono comparire anche le rocce e non per forza le monete. Questo non penso ci sia anche sul 3DS, forse è una cosa esclusiva di Shuffle Mobile, perché so che è più difficile per l'appunto questo livello su mobile. Non lo so, comunque non ne sono sicurissimo. Fatto sta che adesso dobbiamo abbassare questa moneta circa qua. Questo dovrebbe essere il nostro obiettivo, perché potrebbe spawnare soltanto un'altra moneta oppure potrebbero non spawnarne più, quindi dobbiamo cercare di abbassare quella. Facciamo anzitutto questo movimento e vediamo un po' cosa riusciamo a combinare adesso. Ok, così abbiamo abbassato la moneta dove volevamo. Ora teniamo sempre d'occhio la vita di Meo, perché se ne lasciamo troppa sarà difficile buttarlo giù alla fine del livello. Se non lo buttiamo giù non guadagniamo alcuna moneta, quindi usiamo un po' di attacchi super efficaci su di lui in modo tale da portare abbastanza giù la sua vita. Purtroppo la sua vita non è scesa quanto vorrei e a questo punto dobbiamo fare una bella combo, perché gli ho tolto troppa poca vita durante questo livello. Devo fare una bella combo per cercare di buttarlo giù, vediamo se ce la faccio.
Proverei con una combo simile e ce la facciamo, fantastico. Quindi Meo è giù e abbiamo guadagnato 300 monete perché abbiamo unito 4 monete assieme. Ora vediamo se riusciamo a farlo con 5, che dovrebbe essere il nostro scopo principale. Purtroppo abbiamo guadagnato il massimo da questo livello perché sono spawnate soltanto 4 monete, come avete visto. Vediamo se per l'appunto adesso ne crescono 5, possono arrivare anche a più di 5 monete spawnate in questo livello, però io al massimo ne ho avute 7, quindi se ne unisco 5 poi me ne rimangono 2 che non posso unire, e quindi ho guadagnato sempre 500 qualcosa monete. Ora, prima cosa da fare è portare la moneta in basso a sinistra qui. Come fare a fare ciò? Un'idea ce l'avrei: abbassiamo tutto di un livello, perché comunque questa moneta, come già ho detto, dovremmo abbassarla dopo. A questo punto ho un Mienfu qui nel posto dove voglio portare la moneta, quindi faccio una cosa simile, ho due Mienfu qui, quindi posso sostituire un Mienfu alla moneta e sostituirò proprio questo Mienfu. In questo modo abbiamo le due monete piazzate nel modo corretto. Purtroppo spawna ancora una roccia, quindi siamo leggermente sfigati, ma d'altronde la mia fortuna ormai la conoscete dalle lotte wifi. Abbassiamo ulteriormente la moneta su perché abbiamo soltanto 3 monete per adesso, quindi se ne spawnassero altre 2 possiamo metterne una sopra e una nel mezzo, ma comunque è una cosa un po' rischiosa se compaiono a 2 mosse dalla fine. Adesso devo fare un po' di danno a questo Meo perché ha veramente troppa vita e questa volta potrebbe non andarmi di fortuna come prima e quindi non riuscire a batterlo. Facciamo un po' di danno, quindi ci provo così. Ok, in effetti gli ho fatto abbastanza danno, facciamogliene ancora un po', non dovrebbe andare KO, fantastico, e neanche un'altra moneta, quindi facciamo soltanto 100 a questo giro, però battiamo Meo facilmente e quindi abbiamo guadagnato 100 monete, siamo ancora sfigati. Vediamo se riusciamo a farla con 5, perché vorrei mostrarvi anche il guadagno massimo che si può ottenere, che dovrebbe essere 520, perché ci dà 20 di standard, diciamo, se risfidiamo un Pokémon che abbiamo già battuto, più le 500 per l'appunto ottenute dall'unione di 5 monete. Ok, purtroppo la mia sfortuna ha fatto sì che non spawnassero mai 5 monete contro questo Mew, il che è veramente una cosa sfortunata, perché non è detto, cioè è più probabile che spawnino 5 monete, almeno 5 monete, rispetto agli altri casi, almeno per quanto mi riguarda. Mi è capitato più volte che spawnassero 5 monete, ma naturalmente mentre registro non succede mai. Sono spawnate 2 volte 2 monete, una volta 4, una volta mi è partita una combo ignorante che ha shottato questo Meo. E niente, avete capito la tecnica, comunque dovete portare la moneta in basso a sinistra sopra alla moneta in basso a destra, abbassare la moneta che rimane sopra la coppia a 1 di distanza da questa coppia per l'appunto, e poi nel caso in cui aveste altre 2 monete ne mettete una sopra la moneta che è sopra la coppia, così avete 2 spazio e 2 monete, e l'altra gliela infilate in mezzo, oppure se spawna soltanto la quarta moneta, quindi avete soltanto 4 monete in questo livello, la mettete tra la coppia e quella più in alto e fate 300 monete. Se ve ne spawnano soltanto 3, abbassate la moneta sopra la coppia e fate 100 monete. Questa era la tecnica, spero che vi sia utile perché vi permetterà di comprare veramente una grande quantità di oggetti. Io purtroppo questo livello, che poteva permetterci di farmare soldi, l'ho scoperto soltanto dopo aver giocato veramente a lungo a Pokémon Shuffle, quindi mi è servito soltanto negli ultimi tempi. Spero che voi lo scopriate un po' prima. E niente, se il video vi è piaciuto vi invito come sempre a lasciare un bel mi piace, noi ci vediamo al prossimo, ciao ciao. Così, ad alta voce, davanti a noi? Che faccia tosta. Tranquilli, ci intrafuleremo senza farci notare. Quindi siete scappati e avete lasciato quel foglio nel bosco, giusto? E avete detto a Gumi di andarlo a prendere? Sì, lui doveva trovarlo. Scriverci sopra.